Amici di Sport al Chilometro Zero, siamo con Stefano Cusin, reduce dalla sua esperienza negli Emirati Arabi nel Chad, e che sicuramente è uno che è stato presente in diversi paesi del mondo e che ha una grossissima esperienza di calcio, soprattutto estero. Stefano, intanto come nasce questa tua passione? Ma io da sempre ho allenato i ragazzi, ho iniziato ad Arezzo, varie squadre come San Domenico, Cassionese, Chimera, Montemarchi, quindi dalla scuola calcio fino agli allievi ho allenato un po' tutte le categorie, perché mi diverte, mi piaceva e mi piace tuttora. Poi dopo c'è stata questa scelta, adesso sono 13 anni, ho visto, sì, che praticamente sei all'estero. Sì, dal 2003, perché praticamente l'estero ti può offrire quello che l'Italia in quel momento lì non era difficile poter fare. Un grande progetto, poter fare il Viareggio, competizione internazionale, era un po' difficile in quel momento. Adesso vado un pochino alla rifusa, hai iniziato con il Camerun, dove nel 2003-2004 mi sembra sei venuto in Italia a giocare il torneo di Viareggio. Per poi dopo spiccare il volo anche verso altri paesi come la Libia, la Bulgaria, dove hai vinto un campionato di Serie B in Bulgaria, giusto? No, e praticamente ho fatto il Viareggio 2 anni, ho fatto il 2004-2005, è stato sempre una grandissima esperienza, perché per me in quel momento lì era un confronto con, diciamo, con il livello più alto di squadra giovanile, e tra l'altro in 2 edizioni abbiamo sempre fatto bene. Non perdere contro le teste di serie come sì, Inter e Fiorentina era un gran risultato in quel momento lì. Poi successivamente, chiaro, ho iniziato dalla Bulgaria, una squadra di Serie A, e poi sono stato in Libia, una squadra molto importante che aveva era del figlio di Gheddafi, una squadra che aveva più di 1 milione di tifosi, quindi è stato quello forse lo scalino più grande che ho fatto nella mia carriera. Com'è diverso il calcio, diciamo, che hai modo di praticare te, hai avuto modo di praticare tutti questi anni con quello italiano? Ma guarda, sto scrivendo in questi giorni proprio una tesi, perché sto facendo il corso Cosa c'è nel Master, quindi la mia tesi sarà su allenare all'estero, proprio perché ci sono differenze culturali molto marcate, è difficile dire come il calcio all'estero, cioè il calcio negli Stati Uniti è vissuto in un modo, in Africa in un altro, negli Emirati in un altro ancora, e credo che ogni paese abbia le sue peculiarità. Chiaramente in Italia siamo stati all'avanguardia per molti anni, però adesso non lo siamo più, purtroppo. Ma questo può essere determinante per il fatto che non escono più tanti giovani italiani, perché non essere parte. È collegato, è chiaro. Nel senso, questa è la mia personale opinione, però io ricordo fino a 15 anni fa c'erano allenatori specifici per il calcio giovanile, c'erano allenatori che facevano 20 anni, 30 anni di carriera esclusivamente con i giovani. Adesso abbiamo dei allenatori che allenano i giovani e sognano la Serie A, quindi è chiaro che tutti i concetti tattici a bambini di 12 anni, eccetera, questo credo che sia una delle cause per le quali non ci sono più giocatori. Nel corso della tua carriera comunque hai avuto modo di conoscere e poi di collaborare con Marco Mazzetta. Come questo personaggio? Ma un personaggio molto diverso da come viene percepito dalla gente. Una persona molto sensibile, molto umana, molto intelligente, cioè un'intelligenza emotiva particolare. Una persona che ho conosciuto casualmente perché allenavo questa squadra bulgara. Eravamo in ritiro in Italia, abbiamo fatto questa amichevole con Catania che allenava Zenga, e poi da lì siamo rimasti in contatto e dopo 2 anni mi ha chiesto di seguirlo in Arabia Saudita, e da lì è iniziata questa collaborazione. Adesso dall'Arabia Saudita adesso ci spostiamo negli Emirati Arabi, dove si è conclusa la tua esperienza alla guida del Chad. Quindi intanto come è andata questa esperienza? Ma allora, è stata un'esperienza, devo dire che quest'anno facendo, io ero reduce dall'esperienza in Palestina, è stata un'esperienza molto significativa per me e molto importante. E successivamente facendo il corso a Coverciano, quindi è un corso che dura 1 anno, il master, c'era un obbligo di comunque seguire allenamenti, aggiornamenti, eccetera, avevo deciso di non allenare. Poi mi ha chiamato Zenga dicendomi, dopo l'esonero alla Sampdoria, dicendomi che c'era questa squadra degli Emirati,
anche se era un po' una missione impossibile, perché questa era una squadra destinata alla Serie B, però abbiamo accettato l'incarico e poi successivamente Walter si è dimesso a febbraio e quindi diciamo che mi ha lasciato finire il campionato fino a giugno. E adesso dove sarai tu? In Italia o ancora all'estero? Ma no, sicuramente all'estero, perché la mia storia calcistica dice questo. D'altra parte i parametri sono difficile capire per un direttore anche di una squadra italiana di Serie B la portata o il livello di un allenatore che lavora all'estero, tranne se un campionato simile tipo l'Inghilterra o la Spagna, avendo lavorato prevalentemente in Asia e in Africa è più difficile, anche se contatti ci sono stati e molto spesso sono io che non accetto i contatti. Bene Stefano, ti ringrazio, ti faccio i migliori auguri sia per il Master ma soprattutto per la tua carriera di allenatore e sicuramente di ritrovarti dove a te fa più piacere, dove desideri più cuore. Ma io principalmente, sai, dove c'è un pallone sicuramente mi diverto e io sono appassionato di questo sport, anzi credo che la cosa più bella della vita è riuscire a fare di una passione un mestiere. Grazie a Dio sono riuscito. Bene, ti ringrazio e ringrazio quanto ci hanno seguito fin qui degli amici di Sport a Chilometro Zero. Saluto a tutti.